Sulla scissione siete preoccupati? La scissione dell'atomo? Ah, no, della Lega. Questa è un'invenzione vostra, per cui vi auguro di divertirvi ancora a lungo. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. La mini scissione dei consiglieri regionali agita la Lega. Tu vuoi fuggire? Il partito è aperto, cioè se uno vuole uscire, prego. Cioè, nessuno è obbligato, qua neanche io, nessuno siamo obbligati. Quindi, neanche lei, quindi potrebbe essere nessuno, il prossimo. Nessuno, no, di certo non, no. Qua prendono gente con milioni di euro in contanti nell'Europarlamento a sinistra. Siete veramente surreali. Non escludere. La scissione nella Lega, ma non è che c'entra Italia Viva pure su questo? No, no, questo no, mi sembra di no. Di solito è Renzi. No? Di solito è Renzi, mi sembra che stavolta non c'entra lui, però controllo. La leadership di Salvini è in discussione? Perché? C'è una scissione in corso. No? Tra i consiglieri regionali una scissione, ma non ne seguiranno altri, quindi. E se ne seguiranno altri, arrivederci. Ci vediamo in campagna elettorale. L'effetto Bossi su leghisti la preoccupano. Guardi, sono in Lega dal 90 e non mi preoccupo per niente. Preoccupato per la scissione? La scissione di che? E ballerai finché vedrai ventolare. La Lega rilancia e pianta le sue bandierine sulla manovra. Che qui si balla. Guardi che ho portato, le bandierine della Lega sulla manovra. Sono giuste? Flat tax, taglio l'IVA sul pellet. Ormai alla mia età hai scritto troppo in piccolo. Pensioni. No, taglio l'IVA sul pellet ancora non c'è. Sostegno al comparto sicurezza. Senta, ma... Ecco. Non abbiamo bandierine, cerchiamo di aiutare persone che hanno bisogno. Di essere stati ragazzi. Tutti mettono le bandiere, io metto anche le bandiere della Roma, avrei messo le bandiere dell'Italia volentieri ai mondiali, ma purtroppo non c'è, ognuno ha delle priorità. Noi vogliamo Forza Italia, vogliamo pensioni minime più alte, le contribuzioni per assumere i giovani più consistenti e fondi per la sicurezza. E gli alleati le passeranno? Beh, alcune cose sì. Ma da Fratelli d'Italia arriva uno stop all'iperproduzione di emendamenti. Ogni gruppo ha presentato i suoi emendamenti e poi nell'insieme ci si mette d'accordo a livello di maggioranza su quelli che possono passare, perché non è un problema di emendamenti ma un problema di saldi, non è un problema del numero degli emendamenti ma il numero degli euro, cioè i saldi devono essere quelli previsti e dunque bisogna fare... proseguire nel lavoro di collaborazione che c'è stato da quando si è iniziato a lavorare sulla legge di bilancio.